prossima, quindi facciamoci un applauso perché ce lo meritiamo. Oggi siamo tutte e tutti qui per dire che il DDL Zan deve diventare legge e deve essere approvato il prima possibile, senza alcun passo indietro, senza se e senza ma. Siamo qui per dire che non ci arrenderemo e continueremo a scendere in piazza, se necessario, anche tutti i giorni, fino a che non sarà approvata la legge. Dobbiamo scardinare questo pensiero delle destre più becere e di personaggi come Pillon, che dice che è contro il DDL Zan, perché vuole rimanere libero di dire che i bambini nascono da una mamma e da un papà e non dall'utero in affitto, e che vuole educare i suoi figli senza imporre loro l'ideologia gender. Questo personaggio, badate, è lo stesso per cui noi ci siamo ritrovati tutti qui in piazza il 10 novembre 2018. Probabilmente eravamo sempre noi, gli stessi di oggi, per chiedere il ritiro del DDL Pillon, che obbligava le donne alla mediazione familiare, anche quelle che subivano violenza, privandole dell'autodeterminazione e della libera scelta. Questi personaggi sono quelli che vogliono bloccare il DDL Zan, una legge di civiltà che pone un freno all'odio e alla violenza, che previene discriminazioni e violenze basate sul sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, in cui ci sono anche le violenze contro le donne. Perché guardate, i diritti passano attraverso il riconoscimento delle differenze, che sono un valore, e passano attraverso il superamento del patriarcato come modello che impedisce alle donne, alle persone disabili, alle persone LGBT di essere se stesse e di essere libere di dire, di esprimersi, di amare chi vogliono e di fare scelte di autodeterminazione. Perché guardate, dare diritti non significa togliere diritti ad altri, ma significa dare tutela a chi non è. E vorrei dedicare un pensiero, guardate, a Mirko, che a Tortolì è stato ucciso per proteggere la madre, che ha fatto scudo con il suo corpo e gli ha portato la vita. E io non la chiamo tragedia, come l'hanno definita i media, perché una tragedia non è prevedibile e non è controllabile. E invece questo è l'ennesimo omicidio annunciato, a cui ne seguiranno altri, e seguiranno tanti altri femminicidi se non cambieremo questo stato di cose, guardate. E anche qui i pregiudizi più violenti che ho letto, sentito contro la donna, contro Paola, che non doveva stare insieme a un pakistano, uno straniero, che per giunta era molto più giovane di lei, insomma, in qualche modo se l'è andata a cercare, in qualche modo ha provocato la violenza. Ed è questo modello patriarcale che noi dobbiamo scardinare, e lo possiamo fare solo con l'approvazione del DDL Zan, e solo cambiando la cultura misogina, sessista, violenta che esiste ancora nel nostro paese. E Mirko, guardate, è la punta dell'iceberg di una serie di violenze assistite in cui ogni giorno sono coinvolti bambini e tante bambine, che vedono schiaffi, pugni, violenze verbali, psicologiche, di violenze domestiche quotidiane che sfociano in femminicidi, di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, di mobbing, di linguaggio di odio, di discriminazioni. E allora dobbiamo combattere tutto questo, e lo dobbiamo fare con la forza delle idee, con il rispetto, con queste piazze. Perché guardate, non ci si salva da soli, ma solo insieme. E allora tutti insieme vogliamo la legge Zan, molto di più, non un passo indietro, scusate per la voce.